Esordio amaro per le ragazze di Alexandra Cotti che perdono nettamente in casa 16-6 contro la SIS Roma, punteggio in realtà più severo rispetto a quanto si è visto in acqua, soprattutto nel primo quarto molto equilibrato, finito solo 3-2 per le ospiti che poi però fanno valere la legge del più forte nella ripresa con un netto 4-1. Riparte Picozzi, è già davanti alla Banchelli, Picozzi e trova il gran diagonale, 6-2, parziale di 4-0 per Roma. Di nuovo equilibrio nel terzo quarto, finito 3-2 per la formazione di Capanna che dilaga poi nell'ultimo quarto con un 6-1, l'ultimo gol a fil di sirena firmato dalla tredicesima Brandi Marte. 16-6 finale dunque per Roma con la Rarinantes Florenzia che sicuramente dalle prossime partite potrà cominciare a muovere la classifica in Serie A1. Ma è chiaro, abbiamo appena scontrato una squadra che punta assolutamente allo scudetto quest'anno, quindi secondo me è un po' troppo, diciamo, grave il risultato, è un po' cattivo nei nostri confronti. Abbiamo avuto tante occasioni, la squadra secondo me ha giocato molto bene, mi sono piaciute, avevo chiesto approccio cattivo e l'hanno avuto e potevamo buttare dentro il pallone almeno altre due volte in maniera facile, non c'è stato. Ma abbiamo giocato contro, penso, la squadra più forte del campionato, ma sicuramente la squadra più veloce e che ti porta a fare errori del campionato. Complimenti per i tre gol. Grazie, grazie. Sì, diciamo sapevamo che questa è una squadra che probabilmente si giocherà lo scudetto quest'anno. Per noi comunque era un bel punto di partenza perché ci piace confrontarci con quelli più grossi di noi, diciamo così, e anche come fine di questo periodo di carico di preparazione atletica, affrontare una squadra così preparata sicuramente ci fa vedere, ci fa un po' da metro per capire a che punto siamo. Facce dunque abbastanza scure in casa Rarinantes, non quella di Maria Vittoria Osti, 15 anni da poco compiuti, che contro la formazione di Roma ha fatto il suo esordio in Serie A1. Sì, poi comunque prima partita del campionato, quindi sono molto contenta di essere stata convocata. Senti, per il resto, insomma, la sconfitta poteva anche starci, siete state un po' sfortunate nel finale, un divario forse eccessivo. Abbiamo giocato bene, quindi questo basta, insomma, per ora. Poi andiamo a vedere nelle altre partite come andrà. Il tuo obiettivo personale quest'anno è fare più presenze possibili? Sì, si spera. Bocca al lupo. Grazie.